il caso Pogba uguale al caso Maradona FIFA. Lo volevano eliminare Maradona, e con Pogba qual è il progetto? Una questione di antidoping o di politica nel calcio? Benvenuti su Ultimora Calcio News, sostieni il canale iscrivendoti, commentando e condividendo con i tuoi amici e nemici sportivi. Nelle ultime 24 ore, la notizia dell'analisi antidoping positiva di Paul Pogba ha scosso il mondo del calcio. Tuttavia, ci sono particolari della vicenda che sollevano dubbi e che ricordano il caso di Diego Maradona nel 1994, quando l'astro argentino fu escluso dai mondiali a causa di un controllo antidoping positivo per effedrina. Con Pogba ci sono diverse cose che non convincono. È strano che la notizia sia stata rilasciata ai media prima che la Juventus potesse fare un comunicato ufficiale. Questo preciso dettaglio ha fatto sorgere sospetti circa la genuinità del caso e se ci siano forze più grandi in gioco. Il recente caso di Pogba richiama alla mente le accuse di Maradona contro la FIFA riguardo alle politiche antidoping. Maradona aveva sostenuto che la FIFA tende a favorire le volontà degli sponsor paganti, che in quegli anni non avevano intenzione che l'Argentina andasse avanti, e Maradona, essendo il più forte, era scomodo e poteva portare l'Argentina alla vittoria. Per ora, nel caso Pogba, aspettiamo i risultati delle controanalisi. Tuttavia, la rapidità con cui la notizia è stata divulgata, unita alla recente fake news della vendita della società, lascia spazio a molte domande. È un genuino caso di doping o vi è un sottintesto politico che serve aghi interessi di entità più grandi? O magari serve in un momento di pausa del campionato a creare notizie per colpire solo una squadra con l'opinione pubblica che non aspetta altro? Fino a quando non verranno effettuate ulteriori indagini e non verranno rilasciati i risultati delle controanalisi, è prudente non trarre conclusioni affrettate. Tuttavia, è fondamentale considerare tutte le angolazioni e contesti nel tentativo di comprendere a fondo cosa sta realmente succedendo nel mondo del calcio, un mondo in cui, come sappiamo, il gioco va molto al di là del campo verde.